Il 2012 è l'anno della longevità attiva, ma è ancora uno dei temi principali nell'agenda delle Nazioni Unite. Che cosa vuol dire questo? Ma dal punto di vista della longevità attiva, per quanto riguarda l'Europa, quindi sono state definite 5 aree prioritarie. Uno degli obiettivi più importanti è quello che si è dato l'Europa di aumentare almeno di 2 anni l'aspettativa di vita in buona salute nei soggetti della comunità europea entro il 2020. Quindi se questo è un obiettivo ambizioso, dobbiamo pensare anche quali strategie, quali azioni dobbiamo mettere in atto per raggiungere questo obiettivo. Quando parliamo degli anziani è un mondo molto variegato, cioè noi dobbiamo, tecnicamente si parlava prima degli ultra 65 anni, oggi vediamo che parlare dal punto di vista clinico, strettamente quindi legato alle patologie, ci spostiamo già più oltre i 70-75 anni, tant'è vero che parliamo di terza età, ma parliamo di veri anziani che sono gli ultra ottantenni, gli ultra 85 anni, quindi se già facciamo questa distinzione è chiaro che il soggetto a 65 anni che per esempio va in pensione non ha nessun interesse a praticamente come si faceva prima a ritirarsi, ma vuole in qualche modo mantenere la libertà di poter avere contatti con gli altri, di poter coltivare i propri hobby, di poter mantenere degli interessi culturali e quindi praticamente di vivere pienamente integrato all'interno della società. L'IRC è anche sede di Italia Longeva, ci spiega meglio che cos'è questo network? Allora, Italia Longeva è un'associazione nata da un accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Marche e ha come soci fondatori, oltre al Ministero della Salute e alla Regione Marche, l'IRCA, e si pone proprio l'obiettivo di lavorare sulle tematiche di cui abbiamo parlato. E il 14 e 15 giugno ad Ancona ci sarà il congresso, l'evento di lancio di questo network.